cover cover è stato registrato a Forlì, nello studio di Marco Sabiu, e braccio destro di tantissimi anni fa di Charlie Rapino alla direzione artistica di questo progetto. I Rapino Brothers erano i famosi Rapino Brothers, che hanno prodotto tantissimi nomi internazionali, hanno vissuto a Londra tantissimi anni, quindi ho avuto l'onore di riunirli per questo progetto. E infatti il suono di Lover Cover, pur essendo molto, molto basilare, molto acustico, è comunque, secondo me, ha dei richiami internazionali. E in studio con noi c'era Roberto Angelini, che ha registrato tutte le chitarre, si è sbizzarrito a sperimentare, abbiamo sperimentato insieme, sono stati dei giorni molto belli, molto produttivi. E per me è sempre un'occasione, un momento di imparare e di assorbire più cose possibili da loro, dai collaboratori. Charlie Rapino è il direttore artistico di questo progetto, di Lover Cover. E è stata una sorpresa anche lavorare con lui. Ci siamo rincontrati per caso quest'inverno a un evento di Benny Benassi a Reggio Emilia e ci eravamo conosciuti ad Amici, quando io avevo fatto i provini di Amici tantissimi anni fa, secondo me una decina di anni fa, perché avevo 18 anni, e lui si ricordava ancora di me. Chiacchiera, e abbiamo deciso di collaborare insieme. Sì, poi tra l'altro ho scoperto che Charlie Rapino e Paolo Guerra, il produttore, si conoscevano anche loro da una vita, e quindi ma tu sei con Paolo, ma che bello, insomma, cene, pranzi, feste e c'è un bel clima, c'è una bella atmosfera, non solo lavorativa ma proprio di amicizia. Bello, si sta bene. Lover Cover è simbolo degli anni 80, abbiamo pensato a varie cose, tra cui mangianastri, e quindi abbiamo preso queste cassette, vecchie cassette, mi hanno prestato e eravamo in mensa, cioè tra l'altro abbiamo scattato la foto, lo scatto è stato fatto, cioè, non era un set fotografico, eravamo in mensa a mangiare e ho messo le cassette in questo piatto con la forchetta di fianco e ho addentato le cassette. Fine, la cosa più semplice. E secondo me la cosa che incuriosisce di più e che salta all'occhio è il fatto di mangiare le cassette, che rimando un po' al mangianastri degli anni 80.